Sono andate in onda solo due puntate di Verissimo, ma il livello di zuccheri è stato già superato. Colpa delle sviolinate non richieste di tutti gli ospiti per Silvia Toffanin. Sono andate in onda solo due puntate di Verissimo nella stagione 2024-2025, ma la nostra dose di zuccheri concessa è stata già superata. Il motivo è davvero sotto gli occhi di tutti. Gli ospiti del programma di Canale 5 si perdono in mille milioni di complimenti e frasi sdolcinate per la conduttrice. Tutte sviolinate che forse faranno anche piacere a Silvia Toffanin, ma che al pubblico a casa appaiono forzate e troppo insistenti. Ci sarà anche modo di vedersi nel backstage? Queste cose si potranno dire privatamente o c'è davvero bisogno di continue sviolinate che mettono anche a disagio lo spettatore che sta seguendo il programma? Veniamo qui perché tu ci metti a nostro agio. Non potevo che venire qui per parlare di questa cosa. Silvia, tu sei un'anima pura. Ne abbiamo sentite già tante in sole due puntate di Verissimo. E siamo solo all'inizio. Per fortuna che ci sono gli attori turchi che arrivano in Italia solo perché pagati e, costretti, alla promozione delle soap di cui sono protagonisti, e ci risparmiano il miele a profusione. Ieri persino Eder Parisi si è sperticata in complimenti per la conduttrice di Verissimo, facendo notare la differenza di stile con un'altra collega che l'aveva intervistata un anno fa. La frecciata a Francesca Fagnani è più che evidente. Fare i complimenti alla Toffanin non è stato difficile. Se con Giulia Salemi ha scavato così a fondo nella sua intervista fino ad arrivare ai consigli dati dal prete di Piacenza, con la Parisi non è stata in grado neppure di farsi dire da quanto tempo non veda sua figlia Jacqueline, che era poi il vero nocciolo della questione mamma-figlia. Un approccio molto diverso quello della Toffanin nelle sue interviste. Peccato perché anche se un ospite ha più fama di un altro e potrebbe metterti in difficoltà dando risposte più piccate, le domande le devi comunque fare, altrimenti diventa un monologo del quale al pubblico interessa meno di zero. Più domande di interessanti e meno complimenti, non sarebbe male per una Silvia Toffanin che ha in mano le redini di uno dei programmi di punta di Canale 5.